Nonostante i tanti annunci e allarmismi per l'arrivo del nuovo fronte gelido siberiano, non è stata comunque una nevicata come quella del 2012, che creò molti disagi, e nel Cagliese questa volta il manto nevoso ha superato di poco i 30 centimetri. Le criticità maggiori sono avvenute in particolare per la viabilità e per raggiungere le frazioni o zone sperdute nelle campagne. Ma sentiamo il sindaco Alberto Alessandri come è stata affrontata questa nuova emergenza di neve e ghiaccio. Un piano neve già predisposto da alcuni mesi dall'ufficio competente e si è attivato immediatamente. Abbiamo deciso ieri pomeriggio, abbiamo deciso di far uscire tutti i mezzi stamattina molto presto, dalle 5, insomma, i mezzi privati con i quali abbiamo delle convenzioni che ci coprono tutto il territorio. Dalle 5 sono in giro per togliere la neve e per spargere il sale, perché il problema grosso fondamentalmente è il gelo. Non, C'è insomma. qualche criticità, no? Beh, certo, il territorio di Cagli sappiamo tutti, è vastissimo, quindi qualche criticità in qualche posto esiste, però insomma siamo fuori, presenti ovunque, Quanti come deve mezzi? essere. Una ventina di mezzi tra tutti in giro ci sono, perché tanto sono 7-8, chi c'ha il bobca, chi c'ha il trattore, chi c'ha il spargisale, chi ha la ruspa, insomma siamo presenti. Comunque dopo insomma, numeri precisi, magari Verrà attraverso uffici attivato il tecnici noi COC? abbiamo. Adesso stiamo decidendo stamattina se attivare il COC, che è il centro operativo comunale, dove vengono appunto, qualora decidessimo di attivarlo, ci sono una serie di Funzioni. procedure, sì, e con la protezione civile, insomma tutti in accordo con la Croce Forze Rossa, dell'ordine. esatto, per, insomma, ecco, per attivare una serie di procedure utili a far diminuire ancora di più i rischi, diciamo. Però insomma adesso ne discutiamo, perché effettivamente il problema vero è un po' il ghiaccio, ecco, in questo momento.